diminuiscono in maniera graduale, con trend ormai consolidato da quasi un mese, i pazienti affetti da Covid curati nei reparti dedicati alle malattie infettive dell'ospedale Alto Vicentino di Sant'Orso. Ieri la conferma della chiusura di uno dei settori riconvertiti tra la fine ottobre e inizi novembre dedicati all'emergenza sanitaria. Si tratta del secondo in meno di un mese in origine dedicato a chirurgia generale e urologia. Ne rimangono attivi altri due, mentre il reparto Covid-4, ora di nuovo deserto, sarà sanificato in profondità come da protocollo. A rendere noto con i crismi dell'ufficialità da parte degli organismi di controllo sanitario è stato nella serata di lunedì il bollettino di aggiornamento redatto dall'ULS 7 Pedemontana e inoltrato alla stampa locale in abbinamento ai dati aggiornati su decessi, dimissioni e numero complessivo di malati ospedalizzati. Il numero dei pazienti ricoverati non critici rimane oltre un centinaio, 102 per essere precisi, negli ospedali ULS 7, ma si è più che dimezzato rispetto al periodo di picco assoluto coincidente con la fine delle festività, primi giorni del 2021. A questo numero vanno aggiunti 15 assistiti da respiratori in terapia intensiva, malati più gravi per un totale di 117 persone. Buone nuove accolte con favore sia dall'azienda sanitaria sia da chi in generale ha avuto e continua a avere a cuore il controllo della pressione sugli ospedali.